Poche ore fa le forze governative siriane hanno bombardato Aleppo, distruggendo anche un ospedale situato in una zona della città controllata dagli oppositori di Bashar al-Assad. Secondo l'organizzazione non governativa Medici Senza Frontiere, che gestisce la struttura, le vittime sarebbero almeno 27. Tra i morti figurerebbero tre medici, fra cui un pediatra, uno dei pochi rimasti nella città. Sei, 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 sei